Se n'è andata in punta di piedi con grande dignità e nel silenzio come era vissuta in un certo senso l'11 gennaio del 2013 è Mariangela Melato e noi oggi abbiamo chiesto ad Anna, sua sorella, grazie Anna, di essere qui a quest'ora. Voi attori non amate la sveglia all'alba. Ma non è vero. Però per parlare di Mariangela, per raccontare il cuore d'altro. Di questa donna, questo ed altro. Anna più piccola di Mariangela, sì. Quindi l'ombra di questa donna un po' bizzarra, un po' matterella, lo possiamo dire? Sì, sì, bizzarra, molto perché bizzarra. Perché già da piccolina la testa dura... Stravagante. Sì, sì. Già da piccola voleva fare l'attrice Mariangela. Ma lei aveva uno spiccato senso per l'arte in generale, tant'è vero che ha fatto la scuola delle belle arti a Brera, era bravissima a dipingere, ma poi comunque aveva una predisposizione alle cose artistiche. Poi ha cominciato in una scuola molto particolare di Milano che si chiama Trotter e ci sono ancora delle fotografie, lei di schiena addirittura che recita, la vedi già con una postura da recitazione. Probabilmente si sentiva, era una ragazza timida da piccola, insomma una bambina anche non di buona salute e quindi probabilmente questo fatto di recitare belle poesie la metteva, le dava solidità, le dava tranquillità. Sembra impossibile a crederlo, se noi la immaginiamo sul palcoscenico con quella forza che riusciva a sprigionare, eppure era una bambina che forse aveva delle sue... incertezze, insicurezze. Ma come? Poi Mariangela fino veramente all'ultima replica entrava dicendo oddio, c'è tanta gente, la faremo bene, non la faremo bene, cioè è sempre stata così, non l'ho mai vista con grande sicurezza entrare in scena. Anna, mai. Lei da piccola, visto insomma la differenza di età, sì. Si era accorta, quando è che si è accorta che questa ragazza poteva davvero arrivare, poteva sfondare e rubare il mondo? Ma quello, devo dire, da piccola già era per me e per la mia amica che abitava sempre nello stesso palazzo, era un dono perché Mariangela ci faceva fare dei giochi assolutamente fuori da ogni schema. Non so, ci prendeva il giornale che allora era molto grande, ti ricordi? E non so, ci faceva dei cappelli e ogni cappello strano che avevamo in testa dovevamo fare un personaggio. Oppure con una tendina di casa faceva il teatrino per noi. Ci faceva sempre cose per cui stavamo i pomeriggi a giocare con lei, per quanto era diverso dal solito, no? Dai giochi dei bambini, le bambole, non le convenzionale. Non convenzionale, mai, mamma mai stata. Mamma e papà non la ostacolano? Beh, insomma, quando è partita per il primo evento della sua carriera teatrale, ma insomma, casa Micciolo, perché insomma a 18 anni me ne vado a fare il teatro, sai, per quei tempi era comunque un po' figlia perduta. Quando chissà. Si arrendono papà e mamma e capiscono che non potranno ostacolarla. Ma si arrendono subito perché lei comunque parte, non è che la ferma nessuno. No, Mariangela quando prendeva una decisione era quella e non ce n'erano altre. Ma poi hanno cominciato, quando veniva a Milano con la compagnia, andavano a vederla, comprando i biglietti e non dicendoglielo, per cui erano sempre molto bofonchiosi, meno papà perché era la sua luce. Mariangela, bastava che si guardassero, loro si capivano, e invece no, mamma era più brontolona. Il tratto distintivo del carattere, se io le dovessi chiedere di riassumere in poche immagini, mm-hmm. Il cuore di Mariangela. Beh, un cuore grandissimo, primo. Secondo, una grandissima lavoratrice dello spettacolo, non un'attrice, veramente la miniera, lavoratrice dello spettacolo. Mariangela ha imparato tutto, perché appunto quando è stata presa a fare l'attrice, come pensava lei, vado in questo stabile di Trieste, chissà cosa farò, ha cominciato a fare la trova robe, a mettere a posto le luci, quindi ha fatto tutto altro che gavetta, quindi era una che veramente poi quando ci lavoravi, io parlo degli anni della maturità, vedevi che sapeva perfettamente dove si prendeva la luce, sapeva tutto, Mariangela sapeva tutto dello spettacolo, della scena, dei movimenti, era anche un po' proprio suo, era una sua... particolarità. Comunque cuore molto grande, sempre molto affezionata ai vecchi amici, sempre disponibile,
Non si lamentava mai, non l'ho mai sentita lamentosa e soprattutto lei non pensava mai al passato. Era una donna Niente sempre. rimpianti? No, no, io sono quella dei rimpianti, lo scrivo anche sul libro. Io sono una, sì, che rimpiange. No, Mariangela, non, una cosa andata male, era andata male, si andava avanti. Noi la prendevamo in giro spesso perché lei era sempre portiamoci avanti. Cioè, aveva appena finito qualcosa, stava già pensando, andando magari all'estero a vedere degli spettacoli per capire se era il caso di usarli. Era inarrestabile, ecco, Mariangela inarrestabile. Vogliamo salire per un momento sul palco con Mariangela Melato. Fabio, ci Volentieri. pensi tu? Mano nella mano, e sarebbe impossibile riassumere tutti i suoi successi. Fermiamoci al teatro, appunto, Lucia, e saliamo sui palcoscenici, lei che aveva cominciato proprio da lì, arrivando a quelli più importanti, davvero, e interpretando ruoli come Filomena Marturano, La Fedra e poi ancora dalla Nora alla prova al Dolore di Margherita Hura. Li abbiamo messi tutti insieme, eccoli, ruoli così difficili, che però arrivavano davvero al cuore delle persone. E quando si conosce solo il male, non si piange. La soddisfazione di piangere. Filomena Marturano non l'ha mai potuta avere. Puniscimi d'una orrenda passione sì degno dell'eroe che ti ha dato la luce, libera l'universo da un mostro che ti provoca. La vedova del re osa amare suo figlio, no! Questo mostro, credimi, non ti deve sfuggire. Ecco il mio cuore, qua! Colpisca senza indugio la tua mano, già lo sento. Che ansioso di spiare balza incontro al tuo braccio, su! Che si fa? Che si fa? All'ultimo secondo, quando si perde una guerra! Abbandonare il tuo focolare, tuo marito, i tuoi figli! Pensa cosa dirà la gente! Questo non mi può trattenere! Sto piangendo, Tomè. Sto piangendo. È bello piangere. Io credo di essere, prima di tutto, una creatura umana! Profetica questa, grazie ai nostri autori che hanno deciso di tagliare in questo punto. Io sono una creatura umana. Siamo partiti da una ragazzina che era un po' insicura. Sì, un po' malaticcia, un po' insicura. Che cosa le dà il palcoscenico? Come l'ha trasformata negli anni? Beh, sicuramente grande conoscenza di se stessa, sicurezza anche, ma una sicurezza proprio interiore. Mariangela entrava in questi personaggi con tutta se stessa, nel senso che è chiaro che ogni attore porta i propri sentimenti rispetto al personaggio che fa, però Mariangela aveva una costruzione molto dettagliata dei personaggi, dell'epoca che vivevano, di quello che stava intorno a loro, quindi non era mai una presa di posizione rispetto alle battute o alle cose che dovevi Che fare. cosa faceva arrabbiare Mariangela Melato? Dunque, Mariangela si arrabbiava moltissimo per la maleducazione, la non sensibilità rispetto alle persone, e l'egoismo, quello sfacciato, insomma. E poi si arrabbiava spesso con me perché sosteneva che chi ha un talento non può metterlo da parte. E quindi io sono quella C'è che è grande stata più. gentilezza anche nelle sue parole, evidentemente il garbo è della famiglia Melato, forse educati al rigore, al tempo stesso, un papà che era tedesco che però Sì. cambia il cognome per venire in Cambia il Italia. cognome perché allora si usava Italianizzarlo, tra virgolette. italianizzare i cognomi. Però sì, un garbo che io non ho mai sentito alzare la voce da mio padre, non ho mai sentito alzare le mani, soprattutto, non, è un'abitudine come un'altra, insomma. Quando arrivano i successi, che proprio Mariangela, nel momento in cui sfonda, credo Sì, che sì. è una di quelle artiste di cui non si è mai dubitato del talento, della forza espressiva. Come cambia la sua vita? Insomma, diventa la diva, diventa quella che allontana il quotidiano? Come. No, proprio no.
Negli ultimi anni, diciamo, quando era molto consolidato il suo stato, quando era, diventa, cioè... allora si divertiva ogni tanto a dire adesso faccio la diva, fermi tutti perché questo qui non mi piace, magari in una o cosa me o lui, molto simile, no? Molto, molto semplice, tipo non so, nel negozio quello che non era gentile. Allora cominciava a fare questa cosa, noi ridevamo come dei matti. Nella vita normale è sempre stata normale, anzi troppo, per cui ogni tanto devo dire che io stessa le dicevo non puoi pensare di andare in giro come se fossi una qualsiasi, perché non lo sei, per la gente poi non lo sei, quindi... Spesso per me era un peso portarmela in giro, perché era un continuo chiedere, giustamente, fotografia, autografo. E lei mi diceva, ma insomma la spesa la devo fare anch'io, bellissimo, devo venire anch'io al mare, bellissimo. Ma dove devo andare? Cioè, ma non so, vai come le altre alle Maldive, ecco, ma per l'amor di Dio andiamo a Fregene un attimo. No, ma meraviglioso. No. Sapeva cucinare Mariangela? Molto bene le buste, mi diceva. Ah, sono quelle che si aprono e si mettono nella padella. Cioè, guarda, faccio dei risotti con le buste che vengono meravigliosamente. Però zia affettuosissima, i suoi meravigliosa, figli meravigliosa. Se li ha coccolati tanto. Lei sì, non erano neanche suoi nipoti, erano suoi, decideva lei, mi faceva morire da ridere. Poi ci giocava come una matta. E mi veniva quasi sempre da me, nel senso che tutti siamo sempre stati abituati in qualsiasi modo a raggiungerci tutti quando erano le feste importanti. Poi purtroppo papà è morto, poi è morta la mamma, ma c'era un modo per stare tutti insieme, no? Richiamo del... E quando veniva, che i ragazzi erano piccoli, mi faceva morire da ridere, perché dopo un sabato e una domenica passati con me a casa mia, diceva no, basta, vengo più, sono stanca morta. Sono stanca morta, per un fine settimana. Non si può passare la giornata con questi, uno sulle spalle e l'altro in braccio. Non so come fai, era molto carina, perché non rinunciava a stare rotolata in terra, capito? Non è che era una cosa, raccontava favole. No, sono mancati stava... i figli a Mariangela? Credo che sia l'unica cosa che, appunto, nell'età matura, il fatto di non avere un figlio probabilmente insomma ha un po' pesato, le faceva malinconia non aver lasciato, però si era molto appunto affezionata ai miei figli, soprattutto al grande, con il quale hanno molte cose in comune, la capacità di estraniarsi e pensare solo al proprio lavoro, al proprio destino è di quella specie lì, quella branchia lì, non è la lì mia. È un ramo è che un si ramo. È ricongiunto. Si è ricongiunto, sì, Fabio, sì. Non solo teatro, è vero? È proprio così, perché alternò sempre infatti ai palcoscenici il grande schermo, il cinema, e proprio per le sue grandi interpretazioni vinse 5 Nastri d'Argento, 2 Globi d'Oro, il Ciak d'Oro e anche il Davide De Donatello per La Poliziotta. Ne vediamo un brano assieme a tanti altri, fra questi Mimì Metallurgico, e partiamo però da Travolti da un insolito destino. Eccola. Ma va bene, Generino, se si mette a fare della polemica, allora va messa a posto, scusi. Ma perché tu vuoi fidarmi di lei, Lei mi ha fatto perdere per mare, ha fatto rompere il motore, non sa le rotte, per malose come tutto il meridionale approssimativo, perché dovrai fidarmi come se fosse svizzero, No, vabbè, basta, guardi, Lasci perdere, tanto sei capito. Lei è negato, inutile cavare acqua dalle rape. Ha mai ricevuto una dichiarazione da un magistrato timido? E lei, Ruggero, ha mai ricevuto 4 denunce per le irregolarità al mattatoio comunale? Ma no, dai, che anch'io ti voglio bene a te. E te ce l'hai fatta. E dai, insomma, chi la dona la vince. Ecco. Non ho capito bene. Che cosa mi hai detto prima, Fiore? Che cosa mi hai detto? Ma su, dai, porca miseria! Madonna mia, Fiore. Ma l'hai capita giusta. Ho proprio detto che ti voglio bene. Anna, gli amici, i sì. Partner, Giancarlo Giannini, io credo che noi l'abbiamo tutti negli occhi, il giorno del funerale, Renzo Arbore, un onore straziante. Sì, sì. Che rapporto aveva anche con i colleghi?
Con i colleghi, bello, bello, ha sempre avuto rapporti belli Mariangela, si capisce anche in questo libro dove ci sono vari racconti, anche gente con la quale ha lavorato poco, non so, Tony Servillo, con Giancarlo proprio un rapporto fraterno, veramente, due fratelli, un grandissimo affetto e anche lì proprio... Un modo di capirsi, la complicità. Poi emerge anche, insomma, di film ne hanno fatti tanti insieme, lì devo dire grande intuizione della Vermeuler, perché sono due veramente straordinari, una coppiata straordinaria. Anna, quando arriva la sentenza, tra l'altro ce lo stavamo dicendo, Anna ci ha confermato che la malattia di Mariangela è stata avvolta da un grande rispetto, da un grande pudore. Questo per un personaggio noto vuol dire una sola cosa, che si è seminato qualcosa di buono, e allora anche gli sciacalli si fermano di fronte al dolore, di fronte anche allo scoop che si può fare. Sì, credo proprio che questa sua... sincerità verso tutti, ma anche ritrosia a parlare delle proprie storie, dei propri sentimenti, eccetera, abbia coinvolto poi anche, diciamo, le persone un po' meno attente alla privacy, ecco, che però hanno assolutamente, non l'hanno né rincorsa né fotografata nei momenti non opportuni, eccetera. Mariangela si è arrabbiata contro il destino avverso, ha reagito male, come si è comportata, come ha vissuto gli anni che per noi sembrano assurdi, perché noi l'abbiamo vista a teatro fino quasi all'ultimo. Perché lei ha sempre lavorato, quando si è deciso appunto di operarla, di lavorare su questa possibilità, almeno di allungarle un po' la vita, lei ha continuato a fare tutto quello che poteva fare, e come sempre la domenica sera si partiva, lunedì si facevano le cure e lunedì sera si tornava a Roma per lo spettacolo del martedì, e quindi non ha mai ceduto, e la cosa più triste era proprio quella che lei continuava a dire: ma cosa faccio? Continuo? Devo fare la prossima tournée? La sua grande ansia era smettere di lavorare. È vero che aveva la preoccupazione anche di quelli che lavoravano con lei, sì, e per lei? Assolutamente sì, perché comunque il nostro mestiere, come per l'amor del cielo ce n'è 3.000 altri, però quando non stai bene oppure stai fuori da una situazione per un po', non si sa bene perché, uno dice vabbè, non c'è, passiamo oltre, non è così, e soprattutto quando hai una compagnia con tanta gente che ci lavora, anche se non è la tua, certo. Comunque lei si sentiva responsabile del fatto di fermarsi e quindi fermare. Quindi sapeva che fermandosi lei in realtà toglieva il lavoro in un certo senso, perlomeno, per forza, esatto, anche per a tutti forza, quelli che lavoravano con lei. Con lei, sì. Che cosa le manca di più di lei? A me manca proprio lei in tutto, mi manca lei, perché comunque anche se stava fuori dall'Italia oppure comunque in altre città, noi almeno due volte al giorno ci chiacchieravamo, e poi era bellissimo ridere. Mariangela era molto molto allegra, era una persona... Quella comicità che poi è stata costruita attorno ai suoi personaggi, sì, era vera? Sì, sì, era proprio molto simpatica, molto allegra. Per anni, come dicevi te, io sono stata la sorella minore, e io dicevo sempre, meno male che mi è molto simpatica mia sorella, perché se no sarebbe stata una la sorella di, se mi fosse stata antipatica sarebbe stata una tragedia. No, molto simpatica, ma poi ci facevamo delle grandissime risate, proprio grandissime risate. Lei e delle amiche, due ci sono anche nel libro che parlano appunto dei loro rapporti. Io tra l'altro voglio mostrarlo, mi permetto, è un libro stratosferico, ve lo posso far vedere? Stanno uscendo tanti libri su sì, Mariangela, sì, perché sì. Questo è il momento in cui il dolore si è fatto più muto probabilmente. C'è bisogno, sì, di ricordare, questo è un libro di immagini bellissime. Sono tutte le donne di Mariangela Melato, con il ricordo personale fatto di tanti, da appunto c'è Anna Melato, ci sono i grandi registi che hanno lavorato con lei, grandi colleghi, grandi interpreti, sì. E c'è una parola nuova su ogni pagina, è quasi un puzzle che poi alla fine compone. Chi è stata secondo lei?
Qual è il segno più forte che lascia Mariangela Melato, anche alle nuove generazioni, Anna? Ma secondo me l'onestà di fare un mestiere, per l'amor del cielo, ti può portare a grandi livelli, però comunque Mariangela era veramente una lavoratrice, era importante fare delle cose che arrivassero, certo che poi servono anche a se stessi, no? Perché comunque fare tanti personaggi nella vita vuol dire forse vivere anche di più di quello che vivi regolarmente. Però era importante studiare, andare avanti, proporsi una fine per poi riscavalcarla. Ogni spettacolo Mariangela pensava di farne uno più importante, più diverso, più particolare, più faticoso. L'ultimo esempio, a parte il dolore che poi rivisto dopo la sua morte, si capisce ancora di più quello che lei capiva di sé e che parlava anche di quello che era successo, chiaramente nel libro e nello spettacolo, però c'era molto di suo. Ma comunque era proprio l'importanza della perfezione, poi, perché fra l'altro un carattere molto perfezionista. A volte diceva anche, forse sono un po' antipatica, sembro la prima della classe sempre, però era una sua abitudine, lei andava a preparare la parte quando si sta a tavolino, come si suol dire, sapeva già a memoria tutto, anche quello dei suoi colleghi, ma era una sua, probabilmente una sua insicurezza che portava lì per essere più sicura. Che devo dirti, lei era proprio... l'umiltà e la sicurezza di fare bene perché serve farlo bene, non so come dirtelo. Lei ha avuto confidenza con Dio? Lei aveva, vabbè, come spesso accade, confidenza con Dio o comunque con qualcuno più in alto di noi, più importante di noi, più che ci capisse, che ci aiutasse e che comunque... capisse le pochezze dell'essere umano, che anche quando è buono e caro fa dei grandi sbagli. Questo è... Possiamo ringraziarla dal profondo del cuore, la gentilezza è un tratto della vostra famiglia. Lei ha detto non so quante volte grazie, anche perché le abbiamo sistemato il microfono. Questi sono piccoli particolari che io racconto a casa spesso. Ma questo è il minimo, voglio questo dire. Questo significa forse essere le Melato. Grazie davvero di grazie cuore. Grazie a lei. Andiamo in pubblicità e così l'abbraccio. Grazie. Come si vuole. Grazie Lucia. Grazie a voi tutti. Pubblicità e poi tornate con noi.